Il segreto supremo. L'essenza dell'insegnamento e dello yoga è in tal modo rivelata da Krishna al discepolo sul campo di battaglia, il campo della sua battaglia, del compito che gli è stato assegnato, e il divino istruttore la sta applicando alla sua azione in modo da renderla valevole per tutte le azioni. Le parole che pronuncia, perché legate a un esempio fatidico, perché dette al protagonista della grande battaglia di Kurukshetra, hanno una portata molto più vasta e un significato molto più universale. Esse divengono una regola di condotta per tutti coloro che sono pronti a elevarsi sopra la comune mentalità per vivere e agire nella più alta coscienza spirituale. Assumendomi quale supremo scopo, abbandona coscientemente a me tutti i tuoi atti e, ricorrendo allo yoga della volontà e dell'intelligenza, mantieni il tuo cuore e la tua coscienza stabilmente fissi in me. Questi versi racchiudono l'essenza stessa dello yoga della Gita e conducono all'esperienza che ne è il coronamento. Dobbiamo comprenderli nel loro spirito più profondo e in tutta l'immensità della loro alta vetta di esperienza. Le parole esprimono il più completo rapporto, il più intimo, il più vivo che possa esistere tra Dio e l'uomo. Sono animate dalla forza concentrata del sentimento religioso che scaturisce dall'essere umano in adorazione assoluta dal perfetto dono di sé, senza riserve, fatto al divino universale trascendente da cui l'uomo procede e in cui vive. L'insistenza di cui questo sentimento è l'oggetto si accorda interamente con l'importanza posto che la Gita assegna alla Bhakti, l'amore per Dio, l'adorazione per l'Altissimo, quale spirito e movente interiore dell'azione suprema, quale coronamento e cuore stesso della suprema conoscenza. Le formule impiegate, tutte vibranti di emozione spirituale, sembrano accordare la più grande importanza, la più alta preminenza alla verità e alla presenza personale della divinità. Non è l'assoluto astratto dei filosofi, non la presenza impersonale indifferente, e neppure un ineffabile silenzio che non tollera relazione alcuna, ai quali possiamo abbandonare completamente le nostre opere e con cui l'intima, stretta unione in tutte le parti della nostra esistenza cosciente possa essere imposta quale condizione e legge della nostra perfezione, o di cui l'intervento, la protezione e la liberazione divini siano la promessa. Solo il maestro delle nostre opere, l'amico, l'amante della nostra anima, lo spirito intimo della nostra vita, il Signore
che dimora in noi e sopra la nostra natura e il nostro sé personale e impersonale, può pronunciare per noi questo messaggio vicino e commovente. Se ad ogni istante il tuo cuore e la tua coscienza sono fermamente stabiliti in me, la mia grazia ti farà superare tutti i passaggi difficili e pericolosi. Ma se a causa del tuo ego rifiuti di ascoltare, cadrai nella perdizione. Mediante una stretta e perpetua intimità di tutta la nostra coscienza, coscienza del cuore, mentale e totale, con l'Eterno, otterremo la più vasta, la più profonda e integrale esperienza dell'unione con Lui. Una stretta unità in tutto l'essere, sempre profondamente individuale nella sua passione divina, anche in seno all'universalità, anche nelle più elevate sommità della trascendenza. È il mezzo proposto all'anima umana per raggiungere l'Altissimo e possedere la perfezione e la coscienza divine, a cui la propria natura la chiara, la chiama come spirito, a cui la propria natura la chiama come spirito. L'intelligenza e la volontà devono volgere la loro intera esistenza verso l'Ishvara, verso il sé divino, il divino maestro di tutte le esistenze. I sensi spiritualizzati devono vederlo, ascoltarlo, sentirlo ovunque. La vita non deve essere che la sua vita nel Jiva. Tutte le azioni devono procedere dalla sua sola iniziativa, dal suo solo potere nella volontà, nella sua conoscenza, negli organi di azione, nei sensi, nelle parti vitali dell'essere e nel corpo. Questa via è profondamente impersonale perché il separatismo dell'ego è abolito e l'anima universalizzata recupera la sua trascendenza. E tuttavia è una via intimamente personale perché si eleva a una passione e a un potere trascendenti di interiorità e di unità. Un'estinzione che non lasci tracce è forse ciò che la logica mentale esige nel proseguire, nel perseguire l'annullamento del sé, ma non è l'ultima parola del supremo mistero. Non è mediante il nirvana, inteso come esclusione ed estinzione negativa di tutto ciò, che siamo qua giù, che quest'ultima perfezione, questa liberazione nello spirito, può venire, ma è mediante il nirvana, inteso come esclusione ed estinzione dell'ignoranza e dell'ego, e mediante tutto ciò che ne risulta, con la pienezza ineffabile della nostra conoscenza, della nostra volontà e dell'aspirazione del nostro cuore, elevate e vissute senza limiti nel divino, con una trasfigurazione, un trasferimento di tutta la nostra coscienza a un più alto stato interiore. Il nodo del problema spirituale, il carattere di questa transizione, di cui la mente comune può così difficilmente afferrare il vero senso, riposa interamente
sulla distinzione capitale tra la vita ignorante dell'ego nella natura inferiore e l'esistenza vasta e luminosa del Jiva nella sua vera natura spirituale. La rinuncia alla prima deve essere completa, il passaggio alla seconda assoluto. Su questa distinzione la Gita si appoggia con tutta l'insistenza possibile. Da una parte, la povera condizione di una coscienza egoistica, trepidante e pretenziosa, la limitazione paralizzante di una piccola personalità separativa, impotente, che abitualmente ci impone i nostri modi di pensare e di agire, di sentire e di reagire nei contatti con l'esistenza. Dall'altra, le vaste distese spirituali in cui regnano la pienezza, la felicità, la conoscenza immortale, e dove siamo ammessi all'unione con l'essere divino, che da quel momento esprimiamo e manteniamo e manifestiamo nella luce eterna, invece di travestirlo mediante l'oscurità della nostra natura egoistica. Ti nascondi dietro il tuo egoismo e dici: non combatterò. La tua risoluzione è vana. La tua natura ti costringerà. Ciò che nella tua confusione non vuoi fare, o figlio di Kunti, lo farai tuo malgrado, trascinato dagli stessi atti nati dalla tua natura essenziale. Il rifiuto di Arjuna di perseverare nel compito che il divino gli ha assegnato proviene dal suo ego, Ahamkara. Dietro questo rifiuto agisce una mescolanza, una confusione e un aggrovigliarsi di idee e di impulsi dell'ego sattvico, rajatico e tamasico. La natura vitale che teme il peccato e le conseguenze personali, il cuore che cede davanti alla sofferenza e all'afflizione individuali, la ragione offuscata che ricopre gli impulsi egoistici mediante argomenti speciosi e illusori sul diritto e la virtù, la natura ignorante che rifiuta le vie del Signore perché le sembrano diverse da quelle degli uomini e perché impongono al suo essere emotivo e nervoso e alla sua intelligenza azioni terribili e penose. Adesso che una verità più alta, uno spirito più grande nell'azione gli sono stati rivelati, se persistendo ancora nel suo egoismo Arjuna mantenesse un impossibile e vano rifiuto, le conseguenze spirituali sarebbero per lui infinitamente più gravi di prima. Questo rifiuto è una vana irrisoluzione, un futile indietreggiamento, in quanto proviene da un abbandono momentaneo della propria forza, da un'aberrazione passeggera, anche se poderosa, del principio di energia del suo profondo carattere, che non risponde alla vera volontà, al vero indirizzo della sua natura. Se in quel momento getta le armi, sarà ugualmente costretto dalla sua natura a riprenderle quando vedrà la battaglia e il massacro continuare senza di lui e la sua rinuncia a causare la disfatta di tutto ciò per cui ha vissuto sino a quel momento. E la causa che è venuto a servire su questa terra a indebolirsi e vacillare
per colpa della sua inattività, per l'assalto cinico e senza scrupoli dei campioni dell'ingiustizia e della slealtà egoistica. E nel suo voltafaccia non vi sarà nessuna virtù spirituale. È la confusione di idee e di sentimenti che proviene dalla mente egoistica che lo spinge verso il rifiuto. Ciò che lo condurrebbe ad annullare questo rifiuto sarebbe ancora il ristabilirsi delle idee e dei sentimenti caratteristici di questa stessa mente egoistica. Qualunque sia la decisione, la persistenza dell'assoggettamento all'ego significherebbe un rifiuto spirituale peggiore ed ancor più funesto. In predizione, in perdizione, che condurrebbe alla totale perdizione, in quanto sarebbe cadere definitivamente da una verità più elevata di quella sino ad ora seguita nell'ignoranza della sua natura inferiore. È stato ammesso a partecipare a una coscienza più alta, a una nuova realizzazione. Gli è stata mostrata la possibilità di un'azione divina al posto di una egoistica. Gli sono state aperte le porte di una vita spirituale e divina affinché abbandoni la vita soltanto intellettuale, emotiva, sensuale e vitale. È chiamato ad essere non più uno strumento cieco, ma un'anima cosciente e un potere illuminato, un veicolo della divinità. Il Signore o Arjuna risiede nel cuore di tutti gli esseri. Mediante la sua maya li fa muovere in circolo come se fossero seduti su di una macchina. Quando penetriamo nel più profondo sé della nostra esistenza, scopriamo che in noi e in tutto risiede lo Spirito unico, la divinità che tutta la natura serve e manifesta, che noi stessi siamo anima di quest'anima, spirito di questo spirito, che il nostro corpo è l'immagine che ci ha affidato di lui stesso, la nostra vita un movimento del suo ritmo di vita, la nostra mente un involucro della sua coscienza, i nostri sensi i suoi strumenti, le nostre sensazioni e le nostre emozioni la ricerca della sua gioia d'essere, le nostre azioni un mezzo per adempiere i suoi disegni, la nostra libertà soltanto un'ombra, un'impressione, un lampo, finché viviamo nell'ignoranza. Ma quando lo conosciamo e conosciamo noi stessi, un prolungamento, un canale effettivo della sua libertà immortale. Il dominio che abbiamo di noi stessi è il riflesso del suo potere all'opera, la nostra più chiara conoscenza, una parte della sua luce di conoscenza, la più poderosa e più alta volontà del nostro spirito, una proiezione, una delegazione della volontà del suo spirito in tutto, Signore e anima dell'universo. Il Signore che risiede nel cuore di ogni creatura, per tutta la durata della nostra ignoranza, in ogni atto interiore ed esteriore, ci ha fatto muovere come se fossimo montati su di una macchina, sulla ruota della maya della natura inferiore.
e per lui in noi e per lui nel mondo esistiamo, oscuramente nell'ignoranza o luminosamente nella conoscenza. Vivere cosciamente integralmente in questa conoscenza e in questa verità significa liberarsi dall'ego e sfuggire alla maya. Gli altri dharma, anche più elevati, non sono che una preparazione per questo fine. Ogni yoga non è che il mezzo per permetterci di raggiungere un abbozzo di unione per poi, alla fine, se abbiamo la piena luce, condurci all'unione integrale col Signore, con l'anima, con il sé, supremi della nostra esistenza. Rifugia tutto il tuo essere in lui, o Bharata. La sua grazia ti condurrà alla pace suprema e all'eterna dimora. Raggiungere le alte sommità dello yoga significa rifugiarsi lontano dalle perplessità e dalle difficoltà della nostra natura, nel Signore che dimora nell'intimo della natura, rivolgendosi a Lui con tutto il nostro essere, vita, corpo, sensi, mente, cuore e intendimento, e dedicare a Lui la nostra conoscenza, la nostra volontà e tutto il nostro agire in tutte le vie del nostro sé cosciente, dello strumento che è la nostra natura. E quando vi possiamo accedere ad ogni istante totalmente, la luce, l'amore, il potere divini prendono possesso di noi, riempiono il sé e i suoi strumenti e ci fanno attraversare senza danno i dubbi, le difficoltà, le perplessità, i pericoli che assediano la nostra anima e la nostra vita, per condurci alla pace suprema e alla libertà spirituale del nostro stato immortale ed eterno. Ti ho così rivelato la conoscenza più segreta di tutti i segreti. Considerala senza nulla omettere e agisci secondo la tua scelta. Ascolta ancora la mia parola suprema, la più segreta di tutte. Tu sei profondamente il mio amato e per questo parlerò per il tuo bene. Dopo aver dato tutte le leggi, tutti i dharma del suo yoga e averne esposto la più profonda essenza, dopo aver affermato che oltre tutti i segreti rivelati alla mente dalla luce trasformatrice della conoscenza spirituale esiste una verità più profonda e più segreta ancora, la Gita dichiara improvvisamente che rimane tuttavia da rivelare la parola suprema, un'altra verità, la più segreta di tutte. Questo segreto dei segreti l'istruttore lo rivelerà ad Arjuna come il dono più grande che possa concedergli, perché egli è l'anima prescelta e l'amato. Come l'ha detto l'Upanishad, solo il raro essere a cui lo spirito decide di svelarsi integralmente, sino nella sua forma fisica, può essere ammesso a questo mistero. Perché lui solo è nel suo cuore, nella sua mente e nella sua vita, così vicino al divino da poter rispondere interamente al mistero che gli viene svelato e vivere in esso. L'ultima parola della Gita, l'ultima e sublime parola che contiene il più alto mistero,
è dato in due brevi versetti, semplici e diretti, lasciati senza né sviluppo né commento, affinché possano penetrare nella mente e rivelare la pienezza del loro significato attraverso l'esperienza dell'anima. Solo l'esperienza interiore in continuo sviluppo può rendere manifesta l'eterna ricchezza del senso e delle parole in apparenza così leggere e semplici. Una volta pronunciate, sentiamo che era per farle capire che il Maestro aveva preparata tutto quel tempo l'anima al discepolo, mentre il resto non era che disciplina e dottrina per aiutarla e illuminarla. Ecco il mistero dei misteri e il più diretto messaggio dell'Ishvara. Col tuo pensiero costantemente rivolto a me, sii il mio devoto, offrimi i tuoi sacrifici e prosternati davanti me. In tal modo tu verrai a me. La mia promessa è solenne perché mi sei caro. Abbandona tutti i dharma e rifugiati in me solo. Ti libererò da ogni peccato, non ti crucciare. La Gita si dilunga con insistenza su di una disciplina ampia e ben costruita dello yoga, su di un sistema filosofico, comprensivo, chiaramente tracciato, solo su di una regola di vita sattvica che superi se stessa, che esalti e raggiunga il libero dharma di una vasta coscienza immortale e si diffonda nello spazio oltre i limiti di sattva, il più alto dei guna, su molte regole, mezzi, ingiunzioni e condizioni di perfezione. E improvvisamente sembra sfuggire alla propria strutturazione quando dice all'anima umana: abbandona tutti i dharma, datti al divino solo, alla suprema divinità che sta in alto, intorno e dentro di te. È ciò di cui hai bisogno, la via più vera, la più grande, la reale liberazione. Il Signore dei mondi sotto la forma del divino Auriga e maestro di Kurukshetra ha rivelato all'uomo le magnifiche qualità di Dio, del sé e dello spirito, la complessità della natura del mondo e il vero rapporto tra lo spirito e la mente, la vita, il cuore, i sensi dell'uomo e i mezzi mediante i quali la disciplina e lo sforzo spirituali possono permettergli di elevarsi vittoriosamente dalla condizione mortale all'immortalità, di superare la propria mente limitata per entrare nell'esistenza spirituale ed infinita. E adesso, spirito e divinità nell'uomo e in tutto, gli dice: alla fine potrai fare a meno di tutto questo sforzo personale e di questa disciplina. Potrai smettere di osservare e di limitarti a qualsiasi regola e dharma, rifiutandoli come un fardello e un ingombro, a condizione che tu riesca ad abbandonarti interamente a me, a dipendere soltanto dallo spirito, dalla divinità in te e in tutto, e ad aver fiducia in essa come sola guida. Volgi la tua mente verso di me e occupala soltanto col mio pensiero e con la mia presenza. Volgi il tuo cuore verso di me. Fammi il sacrificio e l'offerta di tutti i tuoi atti, quali che siano. Ciò fatto, abbandona la mia volontà, la tua vita, la tua anima e la tua azione.
Non affliggerti, non preoccuparti del modo in cui tratto la tua mente, il tuo cuore, la tua vita, le tue opere. E non turbarti se ti sembra che ciò non segua le regole e il Dharma che l'uomo si impone per guidare la sua volontà e l'intelligenza limitate. Le mie vie sono le vie di una saggezza, di un potere e di un amore perfetti, che tutto conoscono e che combinano tutti i loro movimenti in vista di un perfetto risultato a venire, in quanto affinano e tessono i numerosi fili di una perfezione integrale. Sono più vicino a te sul carro di battaglia. Mi sono rivelato maestro della tua esistenza e di tutte le esistenze e torno a darti l'assicurazione formale, l'infallibile promessa di condurti a me attraverso e altri ogni dolore e ogni male. Quali che siano le difficoltà e le perplessità che sorgeranno, stai certo che ti condurrò verso una completa vita divina nello spirito universale e ad un'esistenza immortale nello spirito trascendente. Ma affinché tutto ciò possa realizzarsi pienamente, c'è bisogno, specifica la Gita, di un abbandono senza riserve, il nostro yoga, la nostra vita, il nostro stato interiore devono essere liberamente determinati da questo infinito vivente e non predeterminati dall'insistenza mentale su tale o tal'altro Dharma, o anche dall'idea che sia necessario seguire un Dharma. Allora, il divino maestro dello yoga, Yogeshwara Krishna, prenderà lui stesso la responsabilità del nostro yoga e ci eleverà alla più alta perfezione di cui siamo capaci, non alla perfezione di un modello esteriore, di una norma mentale o di una regola limitata, ma ad una perfezione vasta e totale, inaccessibile alla mente. Sarà la perfezione sviluppata da una saggezza che abbraccia tutto secondo una completa verità, perfezione del nostro svava umano dapprima e subito dopo perfezione di una cosa più grande sulla quale essa si aprirà. Spirito e potere senza limiti, liberi, che tutto trasmutano, luce e splendore di un'infinita natura divina. Ecco dunque la parola suprema, la più segreta di tutte. Lo spirito, il divino, è un infinito, libero da tutti i dharma, e benché conduca il mondo secondo leggi fisse, e l'uomo mediante i dharma umana dell'ignoranza e della conoscenza, dei vizi, delle virtù, della giustizia e dell'ingiustizia, dell'attrazione, della ripulsione, dell'indifferenza, del piacere, del dolore, della gioia, della sofferenza, e anche tramite il rifiuto di tutte queste opposizioni mediante le regole, le forme, le norme fisiche, vitali, intellettuali, emotive, morali, spirituali, tuttavia lo spirito, il divino, trascende tutto ciò. E se noi pure riusciamo a rifiutare la dipendenza da un qualsiasi dharma, ad abbandonarci a questo spirito eternamente libero e se attenti soltanto a mantenerci aperti esclusivamente a lui, giungiamo a fidarci della luce, del potere e della gioia del divino in noi e senza timore né rimpianto ad accettare la sua sola direzione, allora per noi è la vera, la grande liberazione e la perfezione assoluta del nostro sé e della nostra natura seguirà inevitabilmente.
Tale è la via offerta agli eletti dello Spirito, a coloro in cui egli trova la più grande gioia, perché molto vicini a lui e capaci di unirsi e di essere simili a lui, di dare il loro accordo e il loro concorso alla natura nel suo movimento e nel suo potere più elevati, di essere universali nella loro coscienza d'anima, trascendenti nel loro spirito. Mai devi ripetere queste parole a chi conduce una vita senza austerità o senza devozione, a chi non si consacra a servire e neppure a chi mi disprezza o mi abbassa, io che dimoro nel corpo umano. Colui che, con la più grande devozione per me, diffonderà fra i miei devoti questo supremo segreto, senza dubbio alcuno verrà a me, in quanto nessuno può fare più di lui ciò che mi è grato e nessuno sulla terra mi sarà più caro. Chi studierà questa sacra conversazione mi offrirà il sacrificio della conoscenza. Colui che è pieno di fede l'ascolterà senza vana critica, raggiungerà liberato il mondo radioso dei giusti. Figlio di Prita, hai tu ascoltato le mie parole con attenzione concentrata? La confusione del tuo spirito, nata dall'ignoranza, si è dissipata? O conquistatore di tesori? Arjuna disse: la confusione è sparita, o incrollabile, e mediante la tua grazia ho recuperato la memoria. Eccomi qua, deciso. L'incertezza mi ha abbandonato. Agirò secondo la tua parola. L'intero yoga è stato rivelato. L'ultima parola dell'insegnamento pronunciata. Arjuna, l'anima umana eletta, si è di nuovo rivolto verso l'azione divina, non più questa volta con la sua mente egoistica, ma con la più grande conoscenza di sé che ha potuto acquistare. Potere del divino, Vibhuti, egli è pronto a vivere una vita divina in seno alla vita umana. Spirito cosciente è pronto a eseguire l'opera dell'anima liberata. L'illusione che turbava la sua mente si è dissipata. L'anima ha recuperato la memoria del suo sé e della sua verità. Da tanto tempo velati dalle apparenze e dalle forme ingannevoli della vita umana, assimilandoli alla sua coscienza normale, liberata dai dubbi e dalle perplessità, essa può dedicarsi all'esecuzione dell'ordine ricevuto e compiere fedelmente, per Dio e per il mondo, ogni opera che le assegnerà e prescriverà il Maestro del suo essere. Lo Spirito, il Divino che realizza se stesso nell'universo e nel tempo. Sanjaya disse: in tal modo, mentre Vasudeva e Partha, il magnanimo, parlavano, ascoltavo la sublime conversazione, rabbrividendo d'emozione. Grazie a Vyasa ho sentito la rivelazione del supremo segreto dello yoga direttamente da Krishna, il divino maestro dello yoga. Lui stesso l'ha proclamato. O Re, ricordandomi senza posa questo sublime, sacro dialogo
tra Arjuna e il dio dai lunghi capelli, la mia gioia cresce e cresce ancora. Ricordandomi ancora anche di quella prodigiosa forma di Hari, grande o re, è la mia meraviglia e la mia gioia cresce e cresce ancora. Là dove è Krishna, il maestro dello yoga, là dove parta l'arciere immancabili, sono la gloria, la vittoria e la prosperità e anche l'immutabile legge della giustizia. Il segreto dell'azione, così si potrebbe riassumere il messaggio della Gita, è identico al segreto della vita e dell'esistenza. L'esistenza non è un semplice meccanismo della natura, un ingranaggio di leggi in cui l'anima si trova presa per un attimo o per intere epoche. È la continua manifestazione dello spirito. La vita non esiste per solo amore della vita, è per Dio. E l'anima vivente dell'uomo è un eterno frammento della divinità. L'azione non esiste soltanto per i suoi frutti apparenti, esteriori, nel presente e nell'avvenire. Essa ha un senso che è la scoperta di sé, il compimento di sé, la realizzazione di sé. Le cose hanno un significato e una legge interiori che riposano sulla natura suprema del sé e sulla sua natura manifestata. La vera verità delle opere si trova precisamente lì, e le forme apparenti ed esteriori della mente e dell'azione non possono rappresentarla che incidentalmente, imperfettamente, con le deviazioni proprie dell'ignoranza. La suprema legge d'azione, la più vasta delle leggi, senza difetto, non è quindi quella di seguire una norma o un dharma esteriore, ma di scoprire la più alta e la più profonda verità della nostra stessa esistenza e di vivere in essa. Fino a quel momento, necessariamente, tutta la vita, tutta l'azione è difficoltà, lotta, problema. Solo quando avrete scoperto il vostro vero sé e vivrete secondo la sua vera verità, la sua reale realtà, potrete risolvere il problema, superare la difficoltà e la lotta e fare della vostra azione, resa perfetta nella sicurezza del sé e dello spirito, così scoperti, un'autentica azione divina. Conoscete quindi il vostro sé, sappiate che il vostro vero sé è Dio e uno con il sé di tutti. Sappiate che la vostra anima è una particella di Dio. Vivete allora ciò che conoscete. Vivete nel sé, vivete nella vostra suprema natura spirituale. Siate uno con Dio e simili a Dio. Dapprima offrite tutte le vostre azioni in sacrificio al Supremo e all'Uno in voi, al Supremo e all'Uno nel mondo. Subito dopo, rimettete fra le sue mani tutto ciò che siete e che fate, affinché lo Spirito Supremo compia attraverso di voi la sua volontà e le sue opere nel mondo. Tale è la soluzione che vi propongo e vedrete che, in definitiva, non ce ne sono altre. Qui finisce la Bhagavad Gita. Gloria a Sri Krishna, che tutti siano felici.